Chiedo pertanto che il Tribunale voglia condannare tutti i soggetti per i reati che gli stessi gli sono attribuiti. Per quanto riguarda Morabito Giuseppe, ritenuta la continuazione tra tutti i reati contestati, è più grave quello di cui al capo 1, chiedo che lo stesso venga condannato alla pena finale di anni 18 di reclusione. Richieste di condanna per complessivi oltre 113 anni, da un minimo di 9 anni e 4 mesi per Luca Di Bella, a un massimo di 18 anni per Giuseppe Morabito. Al termine di una requisitoria proseguita per l'intera giornata, il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia, Sara Umbra, ha presentato il conto ai 9 imputati nel processo per il presunto controllo dell''ndrangheta su bar e locali del centro di Cantù, in particolare di Piazza Garibaldi. Per il magistrato, l'aggravante del metodo mafioso è indiscutibile ed è fondamentale per spiegare quanto accaduto nel cuore della città del mobile nei mesi successivi alla gambizzazione, il 10 ottobre del 2015, di Ludovico Muscatello, nipote del boss Salvatore. È evidente che c'era la paura persino a pronunciare alcuni nomi e alcune parole, scandisce il pubblico ministero. Il fil rouge che tiene insieme tutto è l'omertà, è l'effetto didascalico del delitto mafioso, generare paura e consenso. Nel mirino del magistrato antimafia le ritrattazioni durante il processo di numerosi testimoni. Abbiamo sentito in aula testimonianze inqualificabili, ripete nella lunga requisitoria. Episodi gravissimi di violenza inaudita sono stati minimizzati, banalizzati e ridicolizzati. È un atteggiamento evidente di paura, una paura motivata però dai fatti, dalle intimidazioni subite, dall'atteggiamento mafioso degli imputati. Tra gli episodi finiti al centro del processo, una bottiglia incendiaria lasciata davanti a un bar, un proiettile sul tetto dell'auto del titolare di un locale, alcuni violenti pestaggi, estorsioni. A Cantù c'era un evidente clima di intimidazione e paura diretta e indiretta, conclude Sara Umbra. I baristi sapevano perfettamente che si trattava di persone legate all''ndrangheta che volevano entrare nella gestione degli affari della città. Nelle prossime due udienze la parola passerà alle difese degli imputati. La sentenza è attesa entro Pasqua. All'uscita dell'aula, il presidente della Commissione Antimafia regionale, Monica Forte, è stata contestata da alcuni tra i familiari degli imputati con qualche momento di tensione. Si è poi allontanata con la scorta.